che ci sarebbe. Cosa costa? Dico prezzo di realizzo. Ah, io controllo le banche. Grazie, arrivederci. Sotto. Scusi, cosa? Capo, cosa costano quelle? Cosa costano queste qui? Sì, quanto? 16. Ho capito. Si possono anche impostare o no? Grazie. E quell'invece di orologio cosa viene? Quelli luminosi? Sì, piccolo. Ah, è la carica, no? Ah, non è autonomo, capito? Grazie. Ma cosa costa la macchinetta? La macchinetta cosa costa? Ah, vedi, grazie. Cos'è questo? Una cassa Bluetooth. Ah, ho capito. Cosa costa tanto per? 19. Capito. Ma non cambia nulla. Sì, perché un portafoglio intelligente, cos'è che c'ha di particolare? Portafoglio intelligente? Tanto per, solo informazioni di massimo. Allora, questo qua, a differenza di alcuni portafogli, cioè come si presenta la nota è completamente diversa da un classico, un tradizionale. Sì. La prima cosa che può notare è che è un simbolo toschino questo, che bensì non è più per le banconote come le conoscevamo nel passato, dove si apriva e si metteva dentro, ma per le tessere, per i documenti. La seconda cosa, invece, cosa molto importante, è che lei quella classica apertura che ha sempre visto tutti i tradizionali portafogli, poi invece l'hanno raddoppiato, allora abbiamo due lati di apertura, ne abbiamo uno da un lato e ne abbiamo uno dall'altro opposto. Di conseguenza cosa servono? Noi adesso prendiamo la banconota, 5 euro, la posiamo completamente sciolta, libera, per l'interno, dopodiché chiudiamo il portafoglio da una parte, lo riapriamo dalla parte opposta, automaticamente abbiamo la 5 euro che è bloccata, piegata e ordinata. Una volta all'interno, insomma, la cosa potrebbe anche essere strana. E cosa costa questa? 10 euro. Quanto? 10. Lo dico mio figlio. Ma indietro, con la banca ottima essere bloccata. Sia da un lato che dall'altro questo. Una volta dentro la sua. Geniale. Anche per un prestigiatore potrebbe servire. Ma può essere. Vedete, fa una mazzettina. Grazie. Ma si compra già con dentro le banca, no? Su una?
sulla micro SD. Ah, esatto, esatto. E quante ore di registrazione fa? Su 2 giga 3 ore abbondanti. Urca! E poi si può mettere anche su YouTube. Non è una gran bella cosa. Poi dove che siete? Di Fano. Ah, ho capito. E questo invece cos'è questo? Questo qui è la batteria di questo modello. Ah, ho capito. Cioè, e questo invece cosa viene questo? Questo qua viene 39. Però c'è sempre anche lui la... No, non ha la telecamera. Ah, oh, 39 e quella... No, quella è quella. Del cellulare. La fotocamera con davanti la videocamera d'occhio con davanti la... Com'è? Come giornalista mi fa uno sconticino? Scusa, provo a riprendere un po'. Posso? E c'è una... Quindi cosa costa questo? Cosa costa? 660 euro più IVA in kit da assemblare, 990 euro più IVA già pronto. Capito. Ma com'è che lo scioglie con un diodo laser? Cioè come che dice? Lo scioglie con una cartuccia con una resistenza interna. Ah, cioè tira e butta giù e poi... C'è una cartuccia, sì, che riscalda l'ugello, sì, facendo il filamento e lo rilascia sulla stampa per andare a... Capito. E dopo il video viene così? Sì. Bello. Cioè finito. In base a quel che si è stampato. Ho capito. In base a tiro esce così. Grazie. Grazie. Conduttivi, perché poi ti cambierà la temperatura. Le opinioni dei vostri clienti per il vostro marketing. Sarò felice.
rete Lightwall, con dei personaggi, vabbè, che chiaramente non esistono. Sì. I corsi di realtà aumentata, dove è che li fate? In quale posto? Lì a Milano? Dove è che li fate? Noi siamo in una parallela vicino a una parallela di via Durando e vicino al Politecnico di Milano. Ho capito, c'è indirizzo qua? Sì, via Grazzini 14. Ho capito, cosa costa un corso di realtà aumentata? Cioè... Beh, lì dipende. Ho capito. Comunque penso che il futuro è questo, nel senso che dovreste avere un'opportunità molto ampia di mercato, perché il futuro è della realtà aumentata viene utilizzata per mille ambiti, cioè anche per vedere magari quando uno ripara un apparecchio. È una applicazione. Capito. Noi abbiamo aperto da 3 mesi a Dubai un'azienda negli Emirati dove la utilizzano per fare pubblicità e per fare comunicazione. Ho capito. Però c'è anche l'applicazione nel contesto industriale. Capito. Va bene, io la ringrazio, questo qui è un... Grazie.